Buongiorno a tutti, anzi, oggi mi verrebbe da dire buongiorno scintille d'amore. Così indistintamente mi rivolgo a tutte le anime, a tutti coloro che hanno intrapreso questo viaggio, un viaggio meraviglioso qui sulla Terra. E Anna Senatore oggi ritorna dopo 2 settimane di censura. Sono stata bloccata. E quindi su questo canale YouTube lascerò in essere solo i video che riguardano amore, sessualità, disabilità e percorsi evolutivi. Quindi lascerò come in origine il canale per quello che era nato, visto e considerato che parlare di argomenti che riguardano la salute da un punto di vista medico, relativo in particolar modo ai vaccini, a tutte le metafore che si possono fare sui vaccini, perché mi hanno censurato un video in cui facevo una metafora e quindi non è possibile toccare l'argomento a meno che non si è in un certo senso pro vaccino. Io fondamentalmente lo chiarisco, non sono contro i vaccini, io sono contro tutto ciò che non è chiaro e quindi mi batto per avere la trasparenza. E nel momento in cui ci sono medici che hanno fatto delle analisi o comunque attraverso la loro conoscenza sanno che tipo di farmaco sperimentale sia questo che chiamano vaccino, nel momento in cui io so che c'è una letteratura scientifica che parla di questo, cerco di divulgare queste informazioni. Ma tutto ciò che sono le norme di YouTube vanno poi a vincolare questo aspetto informativo, quindi non c'è libera informazione, giusto che lo sappiate. Quindi non stiamo vivendo in una democrazia, perché dove c'è libertà vuol dire che c'è il rispetto anche di informazioni che possono avere un contraddittorio. E invece quando non c'è il contraddittorio si chiama regime, si chiama dittatura. Apro e chiudo questa parentesi perché in un certo senso io osservo e non vivo in questo mondo perché sono focalizzata e proiettata nel costruire un'altra realtà, una realtà che in parte io sto già vivendo, pur essendo chiaramente fisicamente in questo contesto di emergenza sanitaria che effettivamente lascia qualche dubbio. E quindi mi volevo focalizzare sul fatto che dopo questa censura limiterò gli argomenti in quello che è poi la mia attività professionale. L'attività da giornalista la dedico su un canale che si chiama SharkTube e quindi questo video vuole essere anche proprio divulgativo su ciò che chi è interessato ad approfondire tutti i temi della tutela dei diritti e delle informazioni che non si trovano sui canali tradizionali, sia perché televisione e giornali non hanno questo tipo di accesso alle informazioni, e siccome le informazioni sono importantissime, potete trovarle su questa piattaforma che si chiama SharkTube. Qualora ci fossero anime in cammino che si sono ritrovate nella mia stessa condizione, dove cercano di tapparci la bocca, dove cercano proprio di censurare, vi invito a iscrivervi, anche perché io ho fatto un'intervista proprio al titolare di questa piattaforma e quindi sappiamo anche chi c'è dietro, perché talvolta dietro i social, dietro questi account che richiedono anche i nostri dati personali, non sappiamo poi che tipo di utilizzo ne facciano. Tornando a noi, questo canale Anna Senatore sarà dedicato agli argomenti di medicina energetica, di tutto ciò che riguarda il mio sapere, questo antico sapere che metto a disposizione attraverso dei video. Trovate delle playlist dedicate proprio agli argomenti di cui vi accennavo prima.
E poi ho anche eliminato l'account WhatsApp, uso Telegram. E su Telegram, se cercate mettendo chiocciolina Anna Senatore, è possibile collegarvi al canale, quindi troverete dei video che magari vi sono sfuggiti su YouTube, potete comunque visionarli, condividerli e poi per quanto riguarda invece l'argomento sessualità sacra relativamente al Tantra Oro, basta cliccare chiocciola Tantra Oro e trovate quest'altro canale. L'altro canale invece è legato al primo passo, che è il percorso di assistenza sentimentale e sessuale olistico dedicato principalmente a chi è coinvolto dalla disabilità. Il link è chiocciola assistenza sessuale olistica. Invece, per chi desidera seguirmi come giornalista, vi invito a digitare chiocciola interviste verità. E per chi non lo sapesse, io dal 2020 sono iscritta alla ENA GNS Press, che è l'European News Agency. Ed è un'agenzia di stampa internazionale, considerando che la libera informazione in Italia è piuttosto indietro, risaliva qualche anno fa al 77° posto, probabilmente perché c'è un ordine dei giornalisti e quindi è come se i giornalisti ricevessero delle direttive di che cosa scrivere e di che cosa non scrivere. Quindi chi è indipendente come me invece può pubblicare e divulgare ciò che raccolgo come testimonianze, come informazioni. E ovviamente ho bisogno, ritornando a quello che dicevo prima, di una piattaforma che mi dia l'opportunità di divulgarle senza essere censurata. Questo è un periodo straordinario della mia esistenza perché sto sperimentando davvero alcune dinamiche che mai e poi mai pensavo di vivere. E quindi chi come me si vede bannato dai social, perché so che anche Facebook è un'altra piattaforma che chiude anche i profili. Ho parlato con la dottoressa De Mari e in effetti le hanno chiuso ancora, penso per la quarta volta, il suo blog e quindi è qualcosa che dovrebbe essere inaccettabile. Ad ogni modo, il fatto stesso che se ne possa parlare e io possa dare queste informazioni, quantomeno vi lascia l'opportunità di verificare quanto siano reali e per chi cerca una piattaforma social etica che rispetta sempre i nostri dati personali e non interferisce su ciò che pubblichiamo, a meno che chiaramente non abbiano contenuti di violenza, di incitazione all'odio e pornografia, quindi questa piattaforma si chiama Vite, scritto proprio Vita e ne avevo fatto accenno in un'altra occasione, magari in questo video metterò in descrizione i link, così potete cliccarci su e collegarvi direttamente e magari procedere all'iscrizione. Intanto io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto con un bacio e un abbraccio cosmico. Ciao!